bello vedere Isacco che gioca. Mi ricordo quando ero bimbo io, c'avevo un pupazzino che si chiamava Moncicci. Che nome strano, che era. Ma in questa puntata 29 vedremo nei racconti della Bibbia ancora Abimelech. Uff, cosa vorrà adesso? Ma così, grazie a Dio, Ismaele e la sua mamma si sono sistemati. Ma ve lo ricordate quel cattivone di Abimelech? Aveva provato a portare via Sara ad Abramo. Ma eccolo che arriva con i suoi uomini. Abramo, Abramo, ho bisogno di te. Ho visto che il tuo Dio è con te in tutto ciò che fai e vorrei parlarti. Certo, Abimelech, ma non c'è bisogno dell'esercito né di alzare la voce. Vieni, parliamo pure tranquillamente. Così si misero a parlare ed ecco il loro discorso. Il tuo Dio, Abramo, è con te, ti ha benedetto, si vede. Ti prego, giurami, promettimi che non mi farai del male. Certo, Abimelech, ma io non avevo nessuna intenzione di farti del male. Ma se vuoi, te lo giuro, non è un problema, credimi. Io sono una persona molto pacifica. Sei tu che hai provato a portare via Sara e il Signore mi ha difeso. Nessun problema. Ma sai, Abimelech, ne approfitto per dirti una cosa. L'altro giorno i tuoi uomini se la sono presi coi miei pastori e gli hanno portato via un pozzo d'acqua che io avevo costruito e non è stato molto bello e neanche molto educato. Abramo, ti garantisco che io non sapevo niente. Nessuno mi aveva detto niente. Questa storia me la stai raccontando te adesso, ma mi informerò. Quindi Abramo ed Abimelech fecero alleanza, un'amicizia. E Abramo, in segno di questo, gli donò degli animali. Bene, Abramo, la nostra amicizia porterà collaborazione. Avevo timore perché la mano del tuo Dio veramente su di te e ti guida. E lo possiamo vedere noi tutti. Ne ho parlato anche con i miei uomini. E quindi è meglio averti come amico. Abramo però è una persona corretta e continua e dice: qui ci sono 7 agnelli, ma Abramo, perché adesso mi dai queste pecore? Cosa dobbiamo farcene? Abbiamo già fatto amicizia, ma ti prego Abimelech, tu accettale dalla mia mano in segno di testimonianza che io ho scavato questo pozzo. In poche parole, Abimelech, il pozzo è mio. Tu puoi venire a bere, ma il pozzo rimane mio, l'ho costruito e scavato io. Abramo chiamò il pozzo Beth Sheba, che significa pozzo dei 7, proprio a causa dei 7 agnellini che gli ha regalato. E questo pozzo lo vedremo ancora, è un pozzo molto importante. Abramo, grazie di tutto, io torno al mio paese con i miei uomini, ci vediamo presto. Abimelech, fai attenzione e fai un buon viaggio e non fare marachelle e lascia stare le mogli e le donne degli altri, mi raccomando. Finito questo colloquio, Abramo, come suo solito, invocò il suo Dio, il Dio dell'eternità, che lo aveva chiamato e lo aveva protetto. Abramo cerca sempre di stare insieme al suo Dio perché gli vuole bene. Cercalo anche te, mi raccomando, Dio. E piantò una bella pianta di tamarindo. Sai, una pianta che diventa molto alta, può raggiungere anche i 30 metri d'altezza. È una pianta che quando sarà bella matura farà un sacco di ombra e oltretutto produce un sacco di ossigeno. Le piante fanno bene. E così abbiamo imparato che la vita d'Abramo è veramente benedetta e lo vedono anche gli altri. Questo Abimelech, che un tempo era stato un cattivone, gli viene a chiedere l'amicizia. È bello trovare nuovi amici. Abramo l'accetta e in segno gli dona degli animali, ma poi vuole risolvere anche un problemino che riguardava un pozzo, che lo chiamerà Bersheba. È importante, quando tu hai un problema, poterlo risolvere in maniera pacifica. Abramo è una persona che non discute, ma cerca di sistemare le cose. È molto buono. Non litigare, parla quando c'è un problema. Puoi leggere questa storia al capitolo 21 della Genesi dai versetti 22 a 34.
e la puntata numero 30 ha un titolo particolare. Che succede? Aiuto! Ma sono curioso. Puoi chiedere al tuo pastore o ai più grandi qualche insegnamento in più o qualcosa che non hai capito. Non tenere il dubbio, fai delle domande, come quando eri piccolo che chiedevi sempre perché, perché e perché. Continua, così si impara. Questa puntata si conclude qua. Se vuoi lasciarmi il nome del tuo gioco preferito, scrivilo di sotto. Ciao!